Bene, grazie Rafa. Anche noi siamo molto onorati di aver avuto la possibilità di parlare con te. Credo che l'appello che hai lanciato alla fine, come possiamo aiutarci reciprocamente, come possiamo agire un piano internazionale, delle lotte che ormai no, non possiamo definire più semplicemente lotte ambientali, perché comunque riguardano una contraddizione primaria delle nostre vite, come è stato detto più volte, come diceva Francesco, assistiamo in questo momento a uno sviluppo davvero bifronte. Da un lato abbiamo la violenza del capitalismo, delle oligarchie economiche, delle oligarchie politiche che proprio rispetto e contro la vita delle persone agiscono solo ed esclusivamente per i loro profitti ed in loro nome. Però abbiamo milioni di persone che si impoveriscono, che ogni giorno subiscono comunque la violenza di questa guerra che penetra realmente nelle nostre vite, nelle nostre forme di vita, nelle nostre ricchezze. E quindi è necessario che proprio partendo da questa consapevolezza noi riusciamo a costruire non architetture politiche, non è di questo che abbiamo bisogno. Non abbiamo bisogno di costruzioni che vanno, come dire, solamente a danneggiare poi l'esplosione reale e vera dei movimenti e dei conflitti. Abbiamo bisogno di confronti veri, abbiamo bisogno di condividere un piano reale che davvero riesca a farci essere incisivi, perché il problema che dobbiamo porci, e credo che il dibattito di questa sera lo restituisca in parte, proprio come riuscire ad essere all'altezza dell'attacco che stanno facendo e che fanno ogni giorno sulle nostre vite, sulle nostre esistenze. Per questa ragione io ringrazio ancora le persone che sono intervenute al dibattito, Rafa, Dana, Tommaso e Francesco. Ricordo che questo è solamente il primo di tanti dibattiti che faremo, il primo dibattito in second stage, alcuni già li stiamo facendo nello spazio Books and Media. Lunedì prossimo si parlerà di migrazioni, di un altro tema che insieme a quello dell'ambiente rappresenta un po' il paradigma delle contraddizioni della nostra contemporaneità. L'abbiamo intitolato Side by Side, proprio richiamando il titolo, il nome di una manifestazione che abbiamo fatto alcuni mesi fa a Venezia, che ha portato in piazza migliaia di persone proprio per parlare di umanità contro la barbarie. Per cui invito le persone a venire lunedì prossimo, il 26 giugno. Invito ancora tutti quanti ad essere presenti al dibattito che è stato più volte ricordato giovedì prossimo sulla questione FAS, e ringrazio soprattutto chi è venuto ad assistere a questo primo dibattito ed è passato questa sera a Sherwood. Grazie ancora a tutti e tutte, buona continuazione nella foresta.